ciao Valerio, bentornato ai nostri microfoni. Quali sono i film che ci consigli questa settimana? Il primo è un film francese, si intitola Emotivi Anonimi ed è interpretato da due attori davvero da segnalare, da tenere d'occhio, e cioè Benoît Poelvoorde, scusate per la mia pronuncia belga, è un attore belga, e Isabelle Carré. Ed è la storia di due persone, un uomo ed una donna, che sono entrambi caratterizzati da un da un modo di fare, da un carattere molto emotivo, da qui appunto il titolo. In particolare lei, appunto la graziosa e dolce Isabelle Carré, a un certo punto trova lavoro in una celebre cioccolateria, il cui proprietario è appunto interpretato da Poelvoorde. E si scontrano quindi e si incontrano questi due caratteri, queste due emotività, proprio in un contesto che è molto surreale, molto particolare, come appunto quello della cioccolateria. Potremmo definire gli emotivi anonimi del titolo come una sorta di alcolisti, di circolo di alcolisti, in cui appunto i partecipanti si ritrovano e discutono a turno dei loro problemi, no? In realtà però questi due emotivi si tirano fuori da questo cerchio legato appunto all'emotività e troveranno invece modo di superare la loro timidezza, la loro difficoltà anche nelle relazioni sociali nel mondo. Addirittura la protagonista Isabelle Carré, nel momento in cui si sente salutare da tutti all'unisono, viene, quindi pensate un po' a che livello di emotività siamo. È una commedia molto particolare, molto originale, che vi consiglio sia per la storia che per l'interpretazione degli attori. Il secondo film invece è Il Principe del Deserto, che è un film ovviamente storico, ambientato in Marocco, ed è diretto dal regista francese Jean-Jacques Annaud, che ricordiamo per aver diretto nel 1986 Il nome della rosa e anche per il più recente Il nemico alle porte. È un film totalmente sbagliato, totalmente fuori tempo massimo, potremmo definirlo. È ambientato all'inizio del XX secolo e racconta la storia del sultano sconfitto Amar, che come garanzia per la pace in Arabia affida al vincitore Nesib suo figlio Aouda, che è destinato poi a riunire il popolo arabo in lotta contro gli Stati Uniti, il loro atteggiamento capitalistico e soprattutto la loro caccia al petrolio. Però Jean-Jacques Annaud, che è un regista che invece fino a qualche anno fa padroneggiava sia l'elemento evocativo, epico, che quello storico, in questo caso invece smarrisce un po' la dimensione storica della vicenda, che poteva essere sicuramente interessante, e si concentra invece, secondo me sbagliando, sulla figura del protagonista di Aouda, che fra l'altro è interpretato da un bravissimo attore, Tahar Rahim, che abbiamo scoperto proprio 2 anni fa con il capolavoro assoluto, che ormai è diventato, anche se recente, un vero e proprio cult, Il Profeta. Ecco, in questo caso invece gli elementi di macrostoria e di microstoria, quelli individuali, anche quelli collettivi, anche la rappresentazione del deserto, che comunque abbiamo già visto nella storia del cinema in moltissimi film come Lawrence d'Arabia, come anche Il Tè nel Deserto di Bertolucci, sicuramente in questo caso, ecco, non è pienamente riuscito. Certo, la fotografia e la regia non sono assolutamente scadenti, ma il tutto è molto piatto, molto verboso, privo di mordente, ed è quindi un film che sinceramente non vi consiglio di vedere. Ok Valerio, e per quanto riguarda il cult, cosa ci consigli questa settimana?
Per quanto riguarda il cult, facevo riferimento al cult di questa settimana parlando di Il Principe del Deserto. Il cult che vi consiglio questa settimana è Il Profeta, è un film assolutamente da vedere, se non l'avete visto recuperatelo perché è uscito in DVD, ed è la storia, è un film francese del 2009, il regista è Jacques Audiat e l'interprete principale è lo stesso appunto del Principe del Deserto, Tahar Rahim. È un film che ha fatto incetta di premi soprattutto in Francia, ma è stato candidato anche come miglior film europeo, quindi ha vinto praticamente tutti i César possibili, ed è la storia di un giovane uomo di appena 19 anni che viene condannato a, se non ricordo male, 20 o 30 anni di carcere. Allora, la cosa molto interessante e originale del film è che la pellicola racconta appunto l'evoluzione, la formazione e la crescita di questo giovane uomo all'interno del carcere, quindi sotto forma di dramma carcerario, ma rappresentando la sua vicenda carceraria come se fosse un microcosmo della nostra società. Il fatto che lui poi all'interno del carcere impari altre lingue, impari a leggere e a scrivere, perché lui prima di entrare in carcere è completamente analfabeta, e lì invece apprende tutto, apprende a leggere e scrivere, apprende anche quelle che sono le dinamiche di sopravvivenza all'interno del carcere, che poi diventano in qualche modo lo specchio poi della vita della nostra società, che è sicuramente una società che si è incattivita, in cui l'homo homini lupus è sempre più presente, e quindi il carcere poi diventa una metafora del mondo, in qualche modo del mondo attuale. E quindi è un dramma carcerario molto sui generis, che vi consiglio, e ha anche una bellissima colonna sonora e una regia eccezionale del grande autore Jacques Audiat, che conosciamo già per aver diretto Sulle mie labbra e Tutti i battiti del mio cuore. Ok Valerio, noi ti ringraziamo, ti facciamo tanti auguri e ci risentiamo nell'anno nuovo. Va benissimo, allora vi faccio tanti auguri anch'io di un buon 2012, auguro a tutti che sia un bell'anno, un anno pieno di sorprese e soprattutto di belle sorprese cinematografiche. Però sono lunghi 6 anni.